Ciao ragazzi, io stavo programmando una diretta, ma in questi giorni proprio non mi riesce. E, qualcuno di voi ha auspicato che si parlasse del caso di Via Po, ma mettendo in campo gli scenari alternativi, quindi appunto liberandosi del pregresso, cosa che io ho fatto per conto mio, perché lavoro così, studio così, è il mio metodo, perché i pregiudizi hanno influenzato anche me su questo, come sulle cose della vita in generale. Quindi ti dicono una cosa di una persona e a quel punto magari vai su quella linea. Ma noi non siamo obbligati a tenerla, non abbiamo fatto patti di sangue con nessuno, non abbiamo promesso verità che tanto non possiamo offrire, però a questo punto dovreste dirmi voi che tipo di scenario volete vedere disegnato, così uno lo costruisce naturalmente con il vostro apporto, contributo, se vorrete darlo, se no lo faccio anche da solo, ma sia chiaro che questo sì che è un esercizio di stile, perché se a mio parere non ci sono grandi prove che Simonetta fosse lì quel pomeriggio, e come avete visto lo pensano forumisti, lo pensano osservatori non allineati, insomma, le persone che fanno brainstorming sui forum si sentono un po' più libere di parlare, però è tutto da poi governare questo nuovo scenario. Perché se poi si parte e qualcuno dice: "Ma no, ma come fai? Come puoi dire questo? Io sto lavorando a tesi e la tesi può essere anche immaginaria." Non tanto perché appunto c'erano lì 7-8 persone e nessuno l'ha vista. I colleghi non la conoscevano. Solo la Baldi ammette, ma contraddicendosi, l'ho vista in cortile, l'ho vista alla Reli, me l'hanno presentata. Volponi un po' sostiene che era solo una dipendente, ma poi si scopre che invece andava a casa sua, andavano in macchina insieme. E anche Luca Volponi è entrato in contraddizione sui verbali. Sì, ciao ciao, l'ho incrociata, poi no, no, ora che ci ripenso è venuta 4-5 volte a casa nostra. 4, 5, 10, 20, chissà, se portava delle carte. E tutto sommato abbiamo capito che Volponi alla Reli, lì in via Maggi, non si presentava mai. Che c'era la signora Bizzocchi lì che ci andava a fare, era una postazione. Dobbiamo anche rivisitare la situazione di Simonetta in via Maggi. Lavorava appunto, ma questa volta seriamente e senza battute, no? Perché io ho detto magari la signora Bizzocchi spicciava casa, però effettivamente se lì c'era la Bizzocchi, ci entrava Bizzocchi, ci arrivava la nipote Veronica, o c'erano anche magari altri nipoti, io non so se questo Bizzocchi fosse figlio unico, magari aveva fratelli e nipoti, andavano tutti a trovare la nonna. Cioè, ma è mai possibile? Cioè, che degli uffici abbiano sedi formali, figurative, questa non è una novità. Però, appunto, spesso sono cose serie, cioè un avvocato riceve in casa una parte dedicata a studio, un medico una volta si faceva, oggi molto meno, ma la mia pediatra aveva un appartamento di 3.000 metri quadrati, metà era dedicata a studio, metà ad abitazione. Ecco, questa non sembrava una cosa seria, perché non ci andava nessuno. C'era lei con una piccola scrivania, forse un computer, e era il caso di fotografare questo. Questo è un grave errore, secondo me, che hanno fatto gli inquirenti. Qui sì che punto il dito io. Vai a vedere dove questa ragazza lavorava, dove c'era questa famosa agenda, dove avrebbero trovato il numero di Via Poma, tutte queste persone che non lo sapevano, che non sapevano, avevano la più vaga idea di dove lei fosse. Dopodiché però bisognerà mettere i piedi nel piatto, fare delle ipotesi anche sul perché non si sapesse che lei lavorava lì, perché non lo sapessero nemmeno gli amici a cui diceva tutti, diceva tutto, qual era la sua vita di tutti i giorni, non solo sul lavoro, fuori dal lavoro, discoteca, sì, ci sono anche delle fotografie, però so, ci sono delle testimonianze, dei verbali, qualcuno l'avrebbe vista scendere da una Golf, no, Raniero Busco certo aveva una Golf. Ma tanti altri avevano una Golf, pare anche Vinicio Vignoli. E siccome questo era un rapporto aperto, libero, libero per forza di cose, che lo volesse lui, che lei avesse accettato a malincuore o torto collo, però alla fine si doveva essere abbastanza rassegnata e forse si guardava in giro, siccome ne aveva tutto il diritto, e io non mi chiamo Lucarelli, purtroppo. Bisognerebbe anche valutare se per caso avesse dato confidenza a qualcuno che non la meritava, che tipo di lavoro davvero svolgesse, se per caso non andasse parecchio in giro con queste carte e cartelline per Prati, ma anche per altri quartieri.
quali fossero i clienti, se qualcuno è in grado di dirlo, se ha un elenco dei clienti. A volte voi mi chiedete delle cose, ma sono io che ho posto le domande, cioè le ho poste non a voi, nel mio libro, ma le ponevo anche nei forum, ma non c'era tanta volontà di andare a fondo perché era molto imbarazzante, dava disagio, ecco, parlare di una second life di questa ragazza. Ma doveva esserci, ipotizziamoci fosse. Poi la domanda finale, naturalmente, è: ma lì è stata trovata? E quindi, vabbè, alcuni di voi, ma di voi intendo a migliaia, non soltanto quelli che guardano qui. Comunque, tra visualizzazioni e tutto, un po' di gente qua c'è. Quindi molti di voi sono schierati per l'ipotesi che se ci fosse stato il tempo, l'assassino o gli assassini avrebbe avuto l'intenzione, il progetto era di portarla fuori di lì. Innanzitutto il tempo potrebbe anche averlo avuto, perché se insomma, è stata eliminata, ha cessato di vivere verso le 16:30, 17 meno un quarto, e fino alle 23, insomma, il tempo c'era. Tutto sta a vedere chi fosse questo assassino. Scendeva dalla portineria col corpo in mano, non credo. Quindi avrebbe dovuto passare per i lavatoi, per i tetti, oppure aver conosciuto degli accessi sotterranei che c'erano. Perché mi pare il dottor Del Greco, mi sembra di ricordare, mi pare abbia detto, non mi pare, l'ha detto, sono incerta se sia stato Del Greco o l'altro. C'è una città sotto quel palazzo, ma in realtà c'è una città sotto molte città sotterranee, non solo catacombe, perché Roma ha tutta una sua storia e delle stratificazioni, come molte città italiane, ma proprio ci sono cunicoli, passaggi previsti in un tempo remoto o non tanto remoto, anche per consentire delle fughe, per organizzare, insomma, delle riunioni senza essere visti. In quel caso, a quanto pare, c'era una seconda vita anche lì strutturata al di sotto del suolo, abbastanza recente. Se qualcuno l'avesse conosciuto, avrebbe potuto portarla via di lì, ma qui andiamo a un livello superiore. Bisognerebbe chiarire se veramente quell'ufficio fosse soltanto una facciata, ma l'AIAG esiste. Io veramente, cioè, trovo più curioso l'aspetto della Reli. Che l'AIAG esiste, gli ostelli esistono, è un dato di fatto, gli ostelli sono stati creati all'inizio del secolo scorso, ci sono delle organizzazioni, avete visto, vi si appoggiava anche Giancarlo Lotti, uno dei compagni di merende, almeno secondo quell'osservatore. E dunque, anche questa cosa è da chiarire, era un ufficio strutturato, a noi sembra di sì, perché in ogni caso aveva già computer, attrezzature, uffici, gerarchie. Ecco, è la Reli che mi fa pensare, non tanto l'AIAG. Ecco, che poi lei sia andata all'AIAG. Bisogna vedere perché c'è stata mandata, Bizzotti non ce lo può più dire. Volponi in teoria sì, però figuriamoci, l'hanno lasciato tranquillo finora, chi lo va più a disturbare? Ecco, se magari un pomologo fosse andato a disturbare Volponi, magari Volponi ti ci manda, ma insomma, bisognava provarci in questi anni, ormai forse è tardi, però ricerca la Camera di Commercio. Non solo quello che dice la Camera di Commercio, poi ha chiuso questa ditta ben presto, dopo un anno mi sembra, no? Ma soprattutto uno studio sul tipo di attività di queste società di controllo contabile, perché una volta che la società fa il controllo contabile e poi manda all'organismo superiore, ai ministeri che niente guardano, sbattevano all'epoca tutto negli scaffali, all'epoca. Ecco, e poi sì che diventa tutta un'attività di facciata. Poi magari per sfiga può succedere che uno zelante impiegato la va a beccare e dice: oh, ma questo qui non ha pagato, ma questo ha una dipendente in nero. Perché se Simonetta era in nero già partiamo male, in nero alla Reli, in nero ovviamente all'AIAG, l'assegno che Volponi è andato a recuperarsi con tanta fretta, poi lui stesso non ricordava più, non sapeva più dire di chi fosse, se il suo, se era uno stipendio di Simonetta, se bisognava passarlo all'AIAG. Cioè, e io in tutto questo dovrei starmene della versione che ancora qualche gatekeeper vuole portare avanti, ma scherziamo? Cioè, qui, allora, la ricerca per me è davvero il paradigma, cioè, come non si deve trattare un fatto di cronaca, non tanto un'indagine, perché come sia andata l'indagine noi non lo sappiamo, a parte quel riferimento di Radice che fu preso sotto braccio dal magistrato, ma sono stato costretto, mi pare, di vederli nei corridoi di Roma, lì. Vabbè,
No? Ecco, ma a parte questo riferimento, se ci siano state pressioni, se c'è stato qualche cosa di anomalo, beh, nessuno ce lo verrà più a dire a questo punto, no? E ci possono essere state per 3.000 motivi. Ricordatevi del caso di Vilma Montesi, quando vennero fuori poi degli intrighi intrafamiliari. Ricordatevi quello che è venuto fuori su Emanuela Orlandi, che poi si sapeva, non è una novità, ecco. Ma che ci fosse in famiglia, a quanto pare, uno zio che andava in giro un po' boh, a fare qualcosa che in teoria non si dovrebbe fare, anche se tecnicamente non c'è nulla di male. Oggi si dice che l'amore sovrasta tutto. L'importante è amare, non importa chi ami. Se uno zio acquisito si innamora di una nipote, oddio, è una debolezza, è deprecabile, ma non è che l'abbia sbattuta su un divano. Però c'era questo zio in giro che si è preso poi la parte del mediatore che rispondeva alle telefonate, eccetera. E Natalina l'ha detto, il figlio di Meneguzzi si è addontato, però Natalina l'ha detto. E c'è tutta una storia che racconto nell'altro video. Quindi potrebbero venire fuori anche delle situazioni delicate. Siamo pronti ad affrontarle? Cioè non verrà fuori un bel niente, ma un'ipotesi, potrebbe essere anche quella. Perché succede che ci sia in famiglia qualcuno che non ti dà dei fastidi, o che si incapriccia, o che ti infastidisce, perché siamo a volte schiavi delle nostre debolezze. Magari ha chiesto un chiarimento e lei ha detto: vabbè, pomeriggio sono lì, vieni, però magari, non dico un cugino, perché chi ha letto il mio libro ha visto un servizio davvero stupefacente, un servizio che sgomenta, un'intervista di un velino. Che ci racconta di rapporti con un cugino di Simonetta, che le avrebbe anche insegnato dei trucchi del computer. Abbiamo anche sentito, questo è stato scritto varie volte, che secondo Bizzocchi lei andava lì per esercitarsi al computer. Ma come, non lo aveva già alla Reli? Perché qualcuno dice che lo aveva. Ecco, quelli che sono entrati alla Reli quella sera, non so dove abbiano preso questi indirizzi, questa agenda. Era vicino a un computer, a una macchina da scrivere, però di quelle magari già moderne, elettriche. Si usavano ancora nel 90, le elettriche erano molto veloci. Insomma, che cavolo c'era in questa sede della Reli? Se lei aveva il computer vuol dire che lo sapeva già usare, ma in che cosa era diplomata? In lingue, in informatica, in specializzazione contabilità? Sì, lo so, qualcuno di voi ha dato per certo un tipo di diploma, ma io non ne sono del tutto sicura, lo vorrei vedere, perché di lingue poi in realtà non si parla, di particolare competenza nelle lingue di Simonetta. Particolare abilità di computerista non è venuta fuori. Il brogliaccio su cui sarebbero riportati le prime note non riporta la sua scrittura, non è la sua. Se la sua è quella di quella famosa agenda, che io non ho mai visto, ma insomma ci hanno mostrato uno stralcio, quella non è la sua. Lei scriveva a goccioni, tutta rotonda, quella la scrittura quasi maschile, ma comunque non la sua. Ok, quindi dovremmo vedere le agende. Lo so anch'io che l'agenda è rossa, non era di Simonetta. Non fatemi obiezioni oziose. Il problema è che l'agenda rossa non è mai esistita. Cioè, datemi una prova che sia esistita, datemi una repertazione, qualche cosa, fatemi parlare col poliziotto che l'ha restituita e che naturalmente in aula non è stato convocato. Ma vi pare? Questo è un modo, cioè, se io elido i famosi schemi, se io tolgo tutto quello che non mi interessa. Il colpevole sarà Giulio Cesare, cioè sarà Bruto, era lì da 2000 anni. Quindi ragazzi, proponete voi l'argomento, una volta che lo proponete lo approfondiamo. Volete che lo faccia io? Sì, posso anche farlo, però attenzione, eh? Attenzione, pericolo, scintille. Ciao.